Panasonic ha annunciato due nuove fotocamere micro 4 terzi, siglate G2 e G10. Noi siamo riusciti a toccarle con mano e a provarle in anteprima. Si tratta di due fotocamere con un aspetto da reflex, senza specchio, più piccole e leggere, dotate però di mirino. Molte le novità rispetto alle micro 4 terzi precedenti. Tutte e due montano il nuovo processore Venus Engine HD2, che supporta l'alta definizione. Hanno valori ISO da 100 a 6400 ISO, mentre la G1 arrivava solo a 3200. Aumentata la sequenza, ora a 3,2 fotogrammi al secondo. Hanno la modalità di fuoco per i soggetti che si muovono e soprattutto la modalità video HD. La G2 prevede due formati, Motion JPEG e AVC HD Lite. Due fotocamere quindi dalle caratteristiche molto interessanti. Ma la cosa che più ci ha colpito è sicuramente lo schermo orientabile touch della G2. Schermi touch ne abbiamo visti molti in giro, ma questo è collegato alla messa a fuoco e all'esposizione. È possibile mettere a fuoco toccando direttamente sul display il soggetto o l'area che intendiamo avere nitida. Anche in movimento scegliamo il soggetto e questo sarà costantemente messo a fuoco nel suo percorso. Interessante anche la possibilità di ingrandire una parte dell'inquadratura in modalità fuoco manuale per una messa a fuoco più precisa. G2 e G10 saranno protagoniste allo stand Panasonic del Photoshop. Noi speriamo di provarle al più presto.